Bene, bene, buongiorno. Oggi giro esplorativo per noi in Val d'Otten, perché non ci siamo mai stati. Quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere in bicicletta la capanna degli Alpini, parcheggiare la bicicletta e poi andare su piedi sino al rifugio Galassi. Poi vediamo. Giornata splendida, bella. Si sta bene, si sta bene. Bene, qua ci sono tutte le indicazioni. Val Vedessana, Vedessana, Fienili della Stua, Chiggiato, Fanton, Baion, Tiziano. Questi qua è Val d'Otten, dove andiamo noi, Piani dell'Antelao, Chiggiato, Chiggiato anche qua, Capanna degli Alpini, Cascata delle Pile, che andiamo a vederla, e Rifugio Galassi, e Ferrata del Codo. Del Cadorin, che andiamo a farlo di sicuro, dico bene? Ah, sì. Bellissima strada asfaltata, bella veramente in mezzo al bosco e meno, veramente bella. Bene, siamo arrivati al primo punto, bar ristorante alla Pinetta, e adesso prendiamo lo sterrato per andare su. Eccoci qua, siamo passati al primo sterrato della giornata, con le marmarole sempre davanti a noi. Molto interessante, molto interessante. E spettacolo! Veramente bello! Facciamo il turbo che andiamo a Galassi. Bello, bello, spettacolare. Qua avrei avuto il teleobiettivo. Ta 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 tan. Via. Bene, allora mi sono accorto che quando vado fuori dalla mia zona comfort, lo sbaglio è dietro l'angolo. Nel senso, io quello che dicevo che era l'Antelao, in realtà quello non è l'Antelao. L'Antelao è qua, sulla sinistra. Devo andare a fare in quella forcella là, che là c'è il rifugio Galassi lassù. Ma molto più in su perché non No, so. no, lassù quella è la forcella, quindi là Cristina non Beh, si scappa. e i 600 metri sono solo lì. Ah, oh, evidentemente sì. Ma va, il vallone è tre volte tanto, ne abbiamo fatto Va metà. bene, ok. Allora, ragione Metà. Cristina, ho torto io. Vediamo. Comunque adesso continuiamo. Comunque lo lascerò registrato, non cancellerò le clip, però ho detto una bella cazzata. Non è l'Antelao, l'Antelao è lì, e adesso sta arrivando una macchina. Bene, abbiamo parcheggiato le biciclette qua con la capanna degli Alpini e adesso andiamo in escursione. Andiamo prima a vedere le cascatelle e poi andiamo su Galassi. Mo' pippa l'Antelao dal basso con le sue frane. Che camminando, camminando, noi andiamo. Camminando questo fantastico boschetto. Super view. Oppla là. Ok, adesso siamo usciti dal boschetto. Siamo in mezzo al ghiaione. Andiamo a vedere cosa indica il segnale via lì. Là comunque c'è già il rifugio Galassi, lo vediamo, è lì.
Oh, Rifugio Galassi, ore 0:45. E da lì allora. Vamos, 45 minuti e siamo Ah, c'è il ghiacciaio, c'è la neve, quello che è rimasto del ghiacciaio dell'antelaio. Antelaio. Telaio. Telaio, telaio, che bello. Cosa puoi dire te, Cristina, ai nostri fans? Mi piace. Mi piace. Dopodomani la valle di là, San Marco, Forcella, Doge. Sì, Forcella, Doge. Torrentino. Dopo può anche capitare in discesa che mettiamo poi i piedini a mollo. Mancano gli ultimi 600 metri di camminata e 150 metri di dislivello per arrivare al rifugio. La cosa è sempre più spettacolare. Il panorama è sempre più galattico. Veramente una bomba. Fantastico. Wow. Sempre più attaccato, proprio sotto la roccia. Wow. Wow. Oh, finalmente vediamo questo rifugio Galassi a 300 metri da noi. Siamo ormai in falso piano, siamo a quota 2000 metri proprio in questo momento. Eccoci dunque arrivati al rifugio Galassi. Girati, amore, un attimo. Ti vedi qualcosa? Tutto ferma. Ce l'abbiamo fatta, è stata abbastanza. Indicavano 2 ore, ci abbiamo messo 2 ore in salita, 600 metri di dislivello in 2 ore. E non è male. Wow, adesso troviamo uno spottino dove mangiare. Adesso è grande. Oh, qua c'è andare in Forcella, è proprio lì. Andiamo in Forcella o non andiamo in Forcella? Bene, ci siamo accampati qua vicino a Galassi, però vendo le nostre provviste, abbiamo il nostro riso con i funghi, porcini, tutto così, ce lo mangiamo qua, poi ci prendiamo anche il nostro caffè che Cristina amorevolmente stamattina l'ha fatto e quindi ci prendiamo qua. L'unica cosa che manca proprio è la birra, questo sì, però va bene. Ok. A dopo per la solita in Forcella. Riso, piselle e tonno. Questa roba qua salata. Buono, buono, buono. Cristina è già in movimento. Bene, abbiamo abbandonato il rifugio Galassi. Adesso stiamo andando in Forcella. Alla sinistra abbiamo l'antelao. E sulla nostra destra siamo all'inizio delle Marmarole, che adesso non so se che nome ha. Dopo ci guardiamo quando siamo su in Forcella, che nome ha esattamente questo monte. Wow! Attraversamento dei ghiaioni che a me piace sempre tanto. Mi odio, ma va bene. Questo si fa. L'hanno fatto in bicicletta prima dei ragazzi. Quindi laggiù c'è il rifugio, qua c'è Cristina e abbiamo gli ultimi metri di dislivello da fare per arrivare in Forcella e così dopo si dovrebbe vedere il versante della Valle di San Vito, Cortina, quelle cose lì.
puoi mettere, ti fare 1300 1300 1300 tutti al mondo. Non volevo arrivare a 1000. C'è la piccola che non va bene. Vuoi dire com'è correre ieri? Quello andava bene. Forse la piccola. Ecco qua. Andiamo un po' avanti. Dovevamo no, andiamo a fare un giretto qua. Ecco, adesso abbiamo girato la Forcella e questa c'è la valle. Qui c'è il Pelmo, sulla nostra sinistra. Là c'è il Mondeval, là in fondo Mondeval. Si vede la marmolada anche di qua. Là. Quella là è la marmolada. Questo sentiero che porta al rifugio San Marco, 3 chilometri. Proviamo questo Hyperview che dovrebbe sformare tutto. Vediamo. Hyperview. Almeno mi vedo ogni tanto anch'io in ripresa. Qua ho visto una piccola galleria, vado a vedere fino dove posso, non di più. Ecco qua. Oh. Ruote estinte, 2003 patente. Una postazione di controllo. Va bene, adesso riprendiamo la via della discesa, perché comunque andiamo giù con calma, poi ci fermiamo probabilmente a Torrentino a prendere fresco i piedini. Ecco, lasciamo la Forcella piccola e ritorniamo giù al Galassi per poi dopo rifare la stessa identica strada che abbiamo fatto in salita. Probabilmente faremo meno fatica in discesa. Dico bene, Cristina? Penso di sì. Pensi di sì? Pensi di sì? Bene. Thank you.
acqua fresca, acqua buona, acqua filtrata. Ah, acqua di montagna bella fresca con il filtro Decathlon. Come sei, Cristina? Fresca. Fredda, non fresca. Bene, adesso proviamo ad andare dentro un po' nel sentiero attrezzato per andare a vedere le cascate. Dai, fai il pezzettino attrezzato. Ok. Bene, bene, chiudiamo qua la sessione di questo video. Con una giornata stupenda. Abbiamo fatto il nostro pedicure. Vedete lì, pedicure. Pediluvio. E quindi adesso chiudo e ce ne andiamo con le biciclette che le ho usate come spostamento.